Ben ritrovati amici, benvenuti qui in diretta a Fluidi di Testa per la puntata numero 22, signori. 22 come l'anno che sta, esatto, per finire. Stavo per dire come 2K22. Stavo per dire come l'anno di Cristo. meno 11. Stampato. Bene, 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 siamo ritornati qua in diretta da Pertini Radio per parlare di... Per ringraziare, posso dire? No, volevo iniziare così, volevo ringraziare Sgarbi perché si è immolato in difesa di San Siro. Grande Vittorio! Grande, facciamo un applauso a Vittorio. Dai! Daje Vittorio. Ma sai che non lo sapevo? Sì, si è immolato perché lui è all'interno del governo, di qualche ministero, sì, non so, di qualche istituzione che riguarda, cioè che tratta di beni pubblici, beni culturali, beni storici. Uh-huh. E lo stadio Meazza di San Siro, diciamo, secondo la sua difesa, è un bene storico-culturale che va preservato e quindi non va abbattuto. E quindi ha detto che lui non firmerà mai una, diciamo, una qualche carta che dica ok, Milan e Inter, sì, buttatelo giù, non me ne frega un cazzo. E invece no, lui ha detto che combatterà e non farà mai questa cosa. Non so. Perché è un monumento che va preservato, sì, capre! Capra! 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 Capra ignorante! Sei una capra, capra! Allora... Grande Vittorio! Se proprio... Allora, se proprio... Non so come la pensate voi. Vai. Lo scoprirai molto presto. Cioè, tempo che tu dici mezza frase e lo scoprirai subito. No, allora, la modernità... Io sono sempre pro alla modernità. Alla modernità. C'è da dire che in questo caso... Ma! Non è così. C'è da dire che in questo caso io... A me piacerebbe fare una via di mezzo, nel senso che... ci sta modernizzare il Meazza, quindi magari proprio rifarlo da capo, cioè non rifarlo da capo, però mantenere San Siro, ma comunque rimodernizzarlo tutto quanto, tipo mettere un grigio, esatto, un case grigio, minima alla, esatto, esatto. mettere tipo delle sedie anziché i seggiolini, no, okay, scherzi. E non buttarlo giù e rifarlo completamente da nuovo. No, perché il problema del Meazza qual è? Il problema del Meazza è che loro non è che prendono il Meazza, lo buttano giù e lo ritirano su un altro nuovo. Il problema è che oltre a fare questa cosa hanno venduto, cioè il comune ha venduto a prezzi, diciamo, con indici di edificabilità che poi hanno modificato, però inizialmente erano ancora peggio di quelli che sono attualmente in vigore. Sì. Cioè a svantaggio del pubblico, oltre al fatto che sta tirando giù il monumento che è, vabbè, Meazza, che è storico per n.000 motivi. Okay. E poi oltre a questa cosa qua, quindi le aziende, per ovviamente trarre profitto, costruiscono anche in tutta la zona centri commerciali, uffici, cose. Quindi in realtà il piano, cioè il progetto prevede sia più ampio, è molto più ampio, sì, sì, sì. E non è a favore, diciamo, della cosa pubblica. Questa è la... Adesso l'ho un po' tradotta in maniera... Si è capito che sono di parte, cioè se capisci qual è la mia parte, si è capita la parte della res pubblica, la parte della res pubblica. No, vabbè, io non ho visto nel dettaglio il progetto, ho letto alcune cose sul progetto e oggettivamente erano un po' anomale, però questa fa parte un po' dell'anomalia di tutto di sala. Poi sì, ora che si farà... Beh, il via dovevano darglielo... Alla sala penso che il via gliel'abbia già dato. Adesso se Vittorio si è messo di mezzo, però io confido nel buon perché Vittorio. Non fate incazzare Vittorio. Non lo fate arrabbiare, ragazzi. Non lo fate arrabbiare. Abor. Regia, volevi dire qualcosa in merito a Meazza? No, io stavo per dire che tanto il via lo dà Marco Frigatti, il via vero. non Tre, so chi sia. Due, no, Ale. Uno, raga, non so. Come? Cado sempre dal pero. Marco Frigatti è colui che stabilisce se un record è veramente un Guinness World. Esatto. È vero? Tu non lo guardavi Guinness World Record su canale 5 Italia 1, non mi ricordo. Proprio con Jerry Scotti. Cioè, vabbè, che andava lì con una clip, l'ho vista. Andava lì con il cronometro. 3 2 1. Esatto. Go. Ma Marco Frigatti è un po' il Beppe Vessicchio del Guinness World Record. Ah, esatto, ok, sì, ho capito, ho capito. Beh, questa è una buona un buon riferimento, cioè Vessicchio del sì, Guinness proprio World lui, Record. Proprio lui. Va bene, niente, quindi dopo questa intro, così, perché ci tenevo a dirlo,
No, l'altra cosa che volevo dire, anzi guarda, io la collego subito, perché ci sono delle ci sono delle novità che sono state raccolte in un articolo interessante, le novità del 2022. Allora vediamo se si connette la mia, il mio cellulare qua, no, il mio, eccolo lì, si è connesso. Aspetta che ingrandisco. Ingrandisci. Ok, allora queste sono le novità del 2022. Posso dire che tra queste novità che io ho letto, alcune, boh, nuova tecnologia che avanza, insomma. Sei convinto? Alcune non mi convincono. 20 menzioni notevoli del 2022. Questa ovviamente è una selezione, ce ne sono molte di più, ma vabbè, questa è una selezione. Allora, la prima è un lettore che legge il Braille. Ma vabbè, questa potrebbe essere una cosa anche interessante. Questo acqua e aria, pulisce aria, non lo so. Il telescopio lo sappiamo perché abbiamo parlato a inizio anno del Webb Space Telescope, e questa è una delle, penso fosse la prima foto che ha fatto il telescopio da quando è arrivato in posizione. Che roba è, che schifo, eh. È una roba un po' particolare. Beh, questa è per questa l'hanno messa per Alice, nuovo social, a nuovo social, Be Real. Be Real è stato inserito con le nuove tecnologie del 2020, ma secondo me non era, secondo me c'era anche prima del 2022, però vabbè. Dettagli. Poi c'è il telecomando che sta sempre carico. Questo è carino. Cioè, questo non, è comodo. Non lo devi ricaricare. Comodo. Questo è comodo. Della, non diciamo il nome, Samsung. E poi c'è che si ricarica con l'energia solare, visto che rimane sempre. Si ricarica in salotto. Tu ce l'hai? Ma grigio, veramente? È quello grigio? Quindi è una tecnologia che effettivamente è in circolo, una cazzata. Ma attenzione, attenzione, attenzione. Cioè, io so qual è, non lo sapevo forse. Ah no, ok, visto. Ok, sì. È del nuovo televisore, quella da col 64 bonus, miliardi di pollici. Sai che cosa fare la prossima volta che vai assolutamente a vedere. Sto tutto il giorno col telecomando. Allora, attenzione, perché questa secondo me è la più speciale. Non il telecomando, scusate, la vernice. Cioè, questa l'hanno inserita nella tecnologia. Ah. Praticamente questa è la, si chiama UpPaint. È una vernice che viene fatta dagli scarti delle altre vernici. Ma pezzi di idioti, c'è la raccolta differenziabile a Cinisello da, penso, 20 anni, 30 anni. Loro l'hanno inserita nel 2022 perché in America hanno scoperto che si può riciclare la vernice. Quindi, che verrebbe buttata. Lo potevano scoprire da qualsiasi parte, ma se non arrivava in America, esatto, era inutile. Sarebbe stato inutile. E quindi l'hanno inserita qua dentro, ma secondo me sono un po'... Ma posso dire anche una cosa di più? Voi pensate che l'America, piuttosto che altri stati come la Svizzera, siano stati avanzati di... Sai che in Svizzera non c'è la raccolta differenziata? Non esiste. Cioè, tu metti tutto nello stesso sacco. Ma come? Tutto quanto. Cioè, poi ci lamentiamo, umido, carta, del pianeta. Tutto, tutto. Ah, che cazzo. Questo... Oh, ma che... Come la frega a me? Io l'ho buttato! Esattamente, esattamente. Poi abbiamo un'intelligenza artificiale... Ma ne sbatto il cazzo! È esattamente così. Poi secondo me Maccio ha fatto quel personaggio perché è stato in Svizzera. Ah, dici? E ha detto... Gli è venuta l'ispirazione. Gli doveva chiamarsi Svizzero Medio. Esatto, esattamente. È vero. Cioè, secondo me ci sarebbe molto Svizzero di più medio. Svizzero Medio che l'italiano medio. Svizzero comunque, medio. Oh, noi ci sottovalutiamo sempre. Tra l'altro ho scoperto in sti giorni che la media nazionale della nostra raccolta differenziata è oltre la media europea, molto oltre. Tipo il 70, oltre il 70%. E per quanto riguarda vetro e carta siamo super. Super. Non so se sia vetro e carta, sono easy, cioè il vetro è vetro, sì. La carta è carta. Beh, no, sì. Comunque facile, non è scontato, perché io sono stato, ho abitato a Milano e praticamente c'è l'usanza, purtroppo, di buttare il vetro nel sacchetto di plastica. Cioè, tu prendi il sacchetto di plastica con dentro le bottiglie di vetro e le metti nel bidone del vetro. Non hai capito che non devi mettere il sacchetto di plastica. Ah, ok, insieme al sacchetto. No, se no, non abbiamo risolto il problema. Spettacolari, cioè. Mi verrebbe da dire. Purtroppo succedono queste cose. Comunque, cioè, fate i sacchetti in vetro. Migliorere, sì. Esatto, quello che dico io. Cioè, che, com'è? Ci voleva. Non ci vuole tanto a capire questa cosa. Vabbè. Intelligenza artificiale, questa è, devo dire che è anche recente, che potremmo parlare la prossima volta. Un'intelligenza artificiale che disegna, tu gli scrivi tipo voglio un quadro tipo stile Caravaggio e lei te lo fa. Minchia, Caravaggio. E c'è adesso c'è ma poveri pittori, va. Ne parliamo settimana prossima. Okay. E c'è la versione anche
che ti fa in realtà altre cose, c'è tipo un programma, uno script di un programma, sì, piuttosto che una tutto, canzone, ragazzi, una poesia. Ti scrive canzoni, riassunti, le voci delle persone, le voci delle persone, ti fanno i disegni, ti fanno i beat, ti fanno tutto. Tutto. L'ho provato l'altro giorno, su alcune cose non funziona ancora, però... Fa anche da mangiare. Ma io ti dirò la verità. Bimbi sei tu? Secondo me ci sono cose che funzionano già, probabilmente non ci sono cose che funzionano già che danno alle persone per fare... Cioè, capito? Vabbè, user... chiaro, questa è una roba super gratuita, quindi. Però secondo me è anche una cosa... Che è in divenire, nel senso che... Vabbè, molto scary come si cosa, parla di intelligenza artificiale dagli anni 50, quindi in realtà... Però ci sono dei siti che ti scrivono, io penso ai ragazzi, dei temi. Sì, è vero. Tu metti la traccia e loro ti scrivono un tema. Scusa, da quando? Da poco tempo. Da poco tempo. Cazzo. La sei persa. Infatti no, perché io dov'ero. Sei fregato. Senso. Questa è un'altra interessante. Bagnoschiuma in fogli. Che esiste già questa? Da mo? L'hanno inserita nel 2022, che io dico, ma la saponetta non vi va bene che dovevi fare il cazzo di bagnoschiuma in foglio all'interno di una busta in plastica biodegradabile, che così si può... Cioè, usa la saponetta. Ale, io te ne dico un altro gustoso. Vai. Che sono i dentifrici solidi. Sono dei cubetti, sì, ok? Che tu metti... La cosa comoda qual è? È che tu se vai da qualche parte, viaggi, non puoi portare il dentifricio, no? Okay. Invece in cubetti puoi fare quello che vuoi. E ogni cubetto, i vantaggi sono tanti, perché non devi comprare un tubetto ogni volta e quindi dal punto di vista ambientale è meglio. Sì. È solido, ok? Quindi puoi portarlo senza rotture. È fatto in modo che perché sono praticamente dei cubettini piccolini, un cubettino corrisponde alla dose che in teoria dovrebbe essere esatta per ogni lavaggio, sì, ok? Quindi non ne sprechi, non rischi di sprecarlo. Sì. E il fatto che sia secco ti permette anche, insomma, di fare quel cazzo, non so, è molto più comodo in teoria. Dovrebbe essere più comodo. Dovrebbe essere più comodo. Attenzione, perché vuole intervenire. Bagnoschiuma in fogli è molto comodo in realtà, perché ne hanno fatto un sacco di versioni per saponi per le mani quando vai in giro e ti porti quelli dietro. È molto comodo anche per Denver. Non so, lui sta facendo la doccia, gli viene in mente un verso che deve scrivere per forza, se no se lo perde e fa, ah, non deve uscire, si gira, prende il sapone e lo scrive, prende un foglio, vero. L'altro giorno mi è successo, sai che ci ho messo, doveva finire la frase perché sennò non l'avrei mai capita. No, l'altro giorno mi è successo mentre mi stavo addormentando. Succede, che mi venisse succede, un verso, pensavo che fossi sotto la doccia, ho detto mica no, succede, non rischiare. Succede spesso. Ho sentito un grido, ma non ho sentito. Vabbè. Ma infatti, sai che io tengo un quadernino nel comodino. In doccia. Nel comodino, perché appena mi addormento, durante la notte mi sveglio, okay, che devo scrivere qualcosa, lo scrivo là. Tipo Nostradamus, insomma. Se ti svegli per scrivere i sogni, esatto, e il futuro. Più o meno così. Vabbè, andiamo velocemente avanti. Reattori in miniatura. Vabbè, questo non voglio entrare nel merito perché sennò mi scalderei troppo. Hai capito? Mi è piaciuta. Un robot forse spara. Questo è interessante, ragazzi. Questo potrebbe essere davvero. Perché io sono per quella tecnologia che annulli quei lavori logoranti meccanici. Separa tipo raccolta, rifiuti. 99% di attendibilità, di precisione, ragazzi. Questo è buono. Molto buono, molto buono. Vabbè, 3D molto semplice. Vabbè, questo qua ti crea delle robe in 3D. Vabbè. Carino, niente di che, ma i motori elettrici ne parlano da anni e hanno fatto dei test anche gli altri anni scorsi, ma fa niente. Questo carino. Questo bello, mi è piaciuto. Questo bello, sì. Il robot che pulisce i pannelli solari, sì, molto interessante, così ti evita la rottura di balle, più che altro anche per i campi fatti di... Esatto. Isole, questa qua praticamente è una vernice che riflette il calore per evitare che si surriscaldi troppo e che le città si riscaldi una temperatura, okay, troppo elevata, okay, durante la notte. Robot agricoli, questo è un altro interessante, cazzo. Questo qua praticamente, invece che spruzzare i veleni per pesticidi e cose su tutto il campo, loro setacciano il campo e solo dove c'è l'erbaccia, solo lì sputano il veleno con la pompettina. Bello! Questo è molto figo. No, questo comunque aiuta un botto. Davvero, per i lavori logoranti, robe così, cioè... Comunque, lavori più faticosi. Secondo me è tanta roba. Molto, molto figo. Adesivo per il burrito. Questo è uno scotch commestibile per non far aprire il burrito, ragazzi. No, questo top. Ragazzi, questo bellissimo. Questo tanta roba. Tanta questo roba. Bellissimo. Lo farei per qualsiasi tipo di piadina. A me non, il burrito non si è mai aperto, ma secondo me è molto bene.
Questo è un tavolo che ricarica i cellulari. Vabbè, sì, carino, niente di che. Contro i deepfake, tiene traccia delle immagini per dire che come sono. Vabbè, questo è un proiettore per vedere cose. Basta, sono finite. Fondamentalmente sono finite. Questa è la. Dai. Quindi, questo è stato. Però. Sì. Posso dire che. Sì. Dico questa cosa. Sì. Che la musica l'altro giorno siamo andati a fare la serata e la musica all'Arci era veramente troppo alta. Troppo alta. Non riuscivo, sono andato via perché non riuscivo a stare in pista. Effettivamente quando poi ti avvicinavi così era tosta. Era una cosa veramente improponibile. Cioè, questo come rovinare la serata, come rovinarmi la serata. No, io invece posso dire che l'altro giorno sono andato a vedere Avatar. Sì. Avatar 2. Sì. È proprio bello. Sì? Cioè, io devo andare con... Proprio bello. Allora, non avrei scelto la via dell'acqua, ma non spoilero perché ovviamente è appena uscito, quindi... No, infatti, anche io devo andarla a vedere, quindi non me lo spoilerà che devo andare a vedere. Però, posso dire che l'altro giorno ho visto... Sono andato su Spotify e ho cercato i podcast per capire se ce n'era o per cercarne uno che mi piacesse. E non mi piacciono per niente i podcast che sembrano degli audiolibri, sono tipo recitati, cioè raccontati come se tu stessi leggendo un libro, cioè se leggo l'audiolibro mi leggo un audiolibro, esatto, non fai il podcast. Non ascolto il podcast. Sì, 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 hai ragione. Questa è una cosa veramente che mi dà proprio fastidio. Sì. No, ma posso dire che secondo me il Marocco meritava la finale. Ma io non ho visto la partita, la meritava davvero? Perché ha perso 2-0, no? Sì, ha perso 2-0. Cioè, più che altro la favola, cioè la squadra. Io ci sono rimasto male. Quando ho letto la news ci sono rimasto. Cioè, dispiace comunque, dispiace. Peccato, farà la finale terzo quarto posto. Ci sono rimasto male anch'io. Però posso dire che in finale tiferò Argentina. Anch'io. Perché anch'io, Francia, assolutamente. La Francia è troppo. Vabbè, i rivali di sempre non puoi. Non si può, assolutamente. Ma posso dire, visto che siamo nel periodo, posso dire che non ho ancora fatto l'albero di Natale? Ma come non hai fatto l'albero? Non ho ancora fatto l'albero di Natale. No, vabbè, ma questo di solito si fa l'8. Sì, però io non sono così tradizionalista, ecco, però non l'ho ancora fatto. Non so. No, io lo farò. Purtroppo l'hanno fatto i miei quest'anno. Io sono sceso e ho trovato l'albero già fatto. Ci sono anche rimasto male. Però posso dire che l'altro giorno ero su TikTok e TikTok mi sta proponendo roba interessante. Sì. E ho iniziato addirittura a fare delle playlist perché mi sto salvando le robe. Cioè, pensate che cosa mi sta. Attenzione. Vuol dire che ci sta zecando. Sei nella side giusta. Sto cominciando a essere nella side giusta. Ah, ci sta. Ma invece posso dire. A me danno troppo fastidio le persone che mi ordinano la pizza alle 10 di sera. No, perché devi andare a quel punto dici vai a casa. Cioè, ma davvero, oltretutto con la pioggia, il freddo, cioè, ma io te la porto. No, non te la porto. Te la lascio dal finestrino. Dai. Scusate. Abbiamo una chiamata. Scusate, ho sbagliato. Però c'è una chiamata. C'è una chiamata? Sì. Da un ascoltatore. Vedete che non sono molto brava io a fare queste cose. No, ma andiamo. Per dire che la dovete finire questa storia. Non posso dire che posso. Ma lo potete dire. La trasmissione è vostra. La trasmissione è vostra. Ma sì, era per. Ma lo potete dire. Ma che domanda del cazzo è? Ma è intercalare. Era così. È ovvio che lo potete dire. Lo state dicendo o no? Ma certo. Sì, lo stiamo dicendo. Continuate a dire se lo potete dire. Vabbè, linguaggio un attimo. Basta, allora che cazzo. E piangiamo. Adesso non si scaldi così, signore. Ogni 2x3 lo posso dire, lo posso dire. Ma ditelo, lo dicete già. Sì, no, ma va bene, però non c'è bisogno. Lo dice. Sei cantato. Lo dite e basta. Va bene, no, ma va bene. Ma tra l'altro, ma da dove chiama? Ipocrisia, siete degli ipocriti. Ma adesso non esagero, ogni volta di dire posso dire che posso, lo puoi dire, certo, tutto potete dire. Quando chi è che vi dice che non lo può dire, lo potete dire, ve no, lo dite da soli, siete degli ipocriti, ipocrisia, questa è ipocrisia, la mannaggia vostra tua mamma e suo fare se ne fa la scalore e che me se ne fa la scalore. Thank you.
offendere nessuno. Cioè adesso non mi sembrava così. No, infatti. Cioè, mi dispiace, anzi, però. Cioè. Cioè, era solo per era, dire. Esatto, cioè, era. Era per introdurre esatto, l'argomento. Sì, cioè, sì, sì, un intercalare, diciamo. Cioè, posso che dire porco, dicevi, no? No. Vabbè. Ok, va bene, fa niente, ci dispiace. Vabbè, comunque, se qualche altro ascoltatore vuole intervenire, può sempre intervenire in trasmissione senza problemi. Vabbè, ma posso dire? Non lo so se puoi dirlo. Non lo so, non lo so. A questo punto non lo so più se lo puoi dire. No, parliamo invece, perché parliamo a proposito di albero di Natale. Sì, sì, sì. Parliamo sì, di alberi di Natale, che abbiamo detto sì, settimana scorsa che è quello più lungo ci abbiamo noi in Italia, a Gubbio. A Gubbio, a Gubbio, sì, a Gubbio. Ti era venuto il Gubbio? Mi era venuto il Gubbio. ma è così, è così. Albero di Natale, tu sai dove nasce? Io non lo so. Dove, quando, come, perché? Io so la storia di Babbo Natale e me la sono anche dimenticata, tra l'altro. La storia di Babbo Natale. Okay, okay. Quella dell'albero di Natale io la sapevo, sì, perché alle elementari me l'avevano raccontata, sì, sicuro. Ma nel tempo anche quella, cioè, se in un anno ho dimenticato quella di Babbo Natale, in 30 anni sicuro mi sono scordato quella dell'albero di Natale. Allora, innanzitutto abbiamo, diciamo, allora, vediamo, vediamo se è Nord Europa. Allora ti direi Europa centrale. Belgio, Olanda. No. Germania. Sì. Germania. Però aspetta, prima di arrivare in Germania, sì, ci sono, diciamo, fin dall'antichità delle specie di tradizioni, no? Per esempio i romani. Sì. I romani cosa facevano? Non facevano l'albero di Natale. No, non facevano l'albero di Natale, ma i primi giorni del nuovo anno era consueto scambiarsi dei rametti di sempreverdi. In il segno, primo dell'anno? Sì, i primi giorni. I primi giorni. Esatto, sì, sì, sì. In segno di dono, comunque. Dai? Sì, di. Questa non sapevo. Esatto, di passare insieme quei giorni, no? E non solo, l'albero era anche. Cioè, si era visto all'inizio nei druidi. Tipo Natale. Oddio, non mi ricordo, aspetta. Natale tipo celtico, può essere. Ok, sì, sì, infatti i druidi stavo dicendo roba. Esatto, celtica. Esatto. I sacerdoti celti. Ah, ok. Esatto, esatto. E loro tipo c'erano già le parvenze dei primi alberi di Natale, però tipo ovviamente senza gli addobbi. Però quello per Natale. Era, sì, era più come simbolo. Come, cioè proprio c'era. Ma legato al cioè legato alla nascita di Gesù o legato? No, legato a al Christmas. Esatto, esatto. Ma il primo vero albero di Natale, come lo intendiamo noi, con le palline, esatto, con gli tutto addobbi, addobbato, tutto il pino sempre verde, sì, risale al 1600 Medioevo, quindi 1611, alto Medioevo, basso Medioevo. La duchessa di Brieg, spero di averlo detto bene, una città, ci scusi, in Germania. Duchessa, sarà ci scusa. Brieg. Braig. È scritto proprio Brie, come il Brie, però con la G finale. Brie. Ok, Brieg. Brieg. Brieg è come si direbbe in italiano. Che, appunto, secondo la leggenda, lei abitava in questo castello enorme perché era una duchessa, e secondo la leggenda aveva già fatto addobbare tutto, tutta la stanza, cioè tutte le stanze, tutto il castello, ma era rimasto un angolino scoperto. In che senso? Cioè, era rimasto un angolo del castello. Ah, tu dici di tutti gli addobbi, esatto, c'era un punto, c'era dove un angolo scoperto. E allora gli venne in mente questa idea: mettiamo l'albero lì. Ma veramente? Sì. E hanno fatto il primo albero e di E da lì è nato il primo albero. Pazzesco. Da lì è nato il primo albero. E ovviamente era vero, cioè era tipo l'hanno sì, l'hanno preso l'hanno da fuori, segato, l'hanno trapiantato in un vaso, okay, e poi da lì l'hanno anche seguita. C'era anche la duchessa d'Orléans nel 1840, famosissima d'Orléans, me lo ricordo. D'Orléans, e appunto e poi di generazione in generazione, generazione in generazione, oggi. Esatto, esatto, fino ad oggi. Ma tu hai addobbi particolari o addobbi palline normali? No, monocolore, tipo tutto blu, tutto rosso. Sai che ci sono quegli sì, alberi nei supermercati, allora, che sono tutti blu, tutti rossi. Allora, in realtà da noi gli addobbi sono tipo prevalentemente sull'azzurro. Sì.
Però tipo abbiamo anche, che ne so, la fascia, quella tipo brillantinata argento, sì, le palline argento e okay, bianche, okay. Però... cioè molto vario, però è tendente all'azzurro comunque perché ci sono tante c'è palline. C'è un tema di colore. Esatto, le luci sono azzurre, le palline ci sono sia blu che azzurre. Ma, quindi... ma è vero l'albero o è finto? No, è finto. È finto? Sì. Okay. No, anche stavo pensando adesso. No, anche, anche quello che è a casa io. Sì, sì, è finto. Cioè, mi piacerebbe un sacco. C'era averlo stata vero, polemica però, forse un anno, questa cosa degli alberi veri che vengono tranciati tutti gli sì, anni. Un sacco di alberi veri. Boh. Quello del Papa. L'anno scorso. Der Papa. Sì, perché sono de Roma. Quello del Papa. Ci stava l'albero in Piazza San Pietro, no? Ah, oh, ma e l'albero di Piazza San Pietro si prende in Abruzzo, mi sembra. Si prende in Abruzzo. Ah, oh. Però hanno. No, it's me. Al microfono. Però hanno preso l'albero sbagliato e l'hanno preso in un'altra regione, al posto di prenderlo in Abruzzo, e hanno tirato giù un albero tipo secolare, una roba del genere. Dai, però sì, non si fa proprio. Anche tu però, cioè c'è il confine lì, se sta a fare ste cose. Io poi... sento che mi state a pigliare in giro per il mio accento. No, assolutamente no. Io sono de Roma. A me piace l'accento... Monti, de Rione. De Rione? De Rione Monti. Ah. A noi ci piace... come si chiama? Parisi è il professore. Come si chiama? Parioli. Parioli ci stanno quelli con la puzza sotto il naso. Vabbè, ma adesso io sto a Parioli. Che c'hai contro quelli che hanno la puzza sotto il naso? Che sono ricchi e noi di Monti no. Oh, vedi questa, oh. Ma che è, a Burina. Vedi di andartene, va. Vabbè, basta. Ok, è finito il momento romano. Accendi qua, no, allarga il maxi schermo. Che entriamo un po' nelle news della settimana per capire che cos'è successo questa settimana. Oltre al fatto che Alice è stata sicuramente influenzata da qualche romano che è venuto su, tipo la Federica. No, può essere. Non parla ancora tanto romano. Almeno non l'ho mai sentita. Allora, a proposito di settimana scorsa, che abbiamo parlato di Partenone, di cose, sì. Il Papa ci ha sentito, Obelischi. Gli è venuto in mente, ha detto, a proposito di Partenone. E infatti è venuto in mente che noi avevamo dei gioielli del tempio greco famosissimo, sì, e quindi gli ha restituiti. Restituito alla Grecia tre frammenti del Partenone che avevamo ancora noi. Quindi noi a Fluidi facciamo anche questo. A differenza dei francesi. Esatto. Che si tengono le robe che Napoleone è andato in giro a saccheggiare. Noi italiani... Ma forza argentina. Esatto. Basta. Questo è un motivo in più per dire forza argentina. Esatto. Ma io voglio sapere da te invece. Io non ho letto la notizia. Non ho letto la notizia perché ho detto gliela chiedo a Fabio in trasmissione. Sì. Che cazzo è successo con a Dani che l'hanno cacciato? Non è che l'hanno cacciato, è che semplicemente non commenterà la finale. Perché di solito le commenta lui le partite per la Rai? No, allora lui è arrivato alla Rai quest'anno. Sì. E essendo tra virgolette uno di quelli di punta, uno di quelli più seguiti, cioè comunque arriva da Sky, cioè comunque ha un passato importante, ha un nome conosciuto. Esatto, poi può piacere o non piacere. È strano comunque quando è arrivata la notizia, Dani non commenterà Argentina-Francia-Argentina per la finale. Non è successo niente. No, teoricamente non è successo niente. Ma perché ho letto tipo che ha urlato mentre commentava? No, ha urlato perché lui ha questa foga, soprattutto quando giocano le squadre sudamericane come Argentina e Uruguay nello specifico. Sì. È molto gasato, cioè quando Messi fa qualcosa. Però non ha detto niente di... No, cioè nel senso... Ha tirato giù porconi e cose. No, assolutamente no. Può magari... magari può essere considerato troppo di parte, quindi essendoci l'Argentina in finale, magari la Rai ha voluto non schierarsi, ecco. Tutto qui. Va bene, no, pensavo fosse successo qualcosa. Però farà la finale terzo quarto posto, che è appunto Marocco-Croazia. Molto bene. Scusa, stavo leggendo una roba. Ok, mi sono distratto un attimo. No, andiamo avanti.
Messi, Messi, perché lui parla rosarino. Ma a te piace come commentatore? Sì e no, cioè, allora, a volte davvero esagera, a volte esagera, a volte ti fa gasare, a volte ti fa gasare bene. Io mi ero gasato quando, vabbè, magari anche perché sono di parte, ma mi ero gasato molto quando aveva fatto l'Inter, aveva segnato in Champions contro il Tottenham, lì mi ero gasato un sacco. Però a volte riconosco che davvero esagera, cioè addirittura sovrasta magari il primo commentatore, lui okay. fa tu il secondo, la spalla, esatto. Forse è un po' too much. Parliamo invece di del povero Sergio, che possiamo dire che a una certa età, Sergio, magari bisogna stare attenti. Attenzione. Perché fare la bella vita poi non è come positive. Quando si ha 20 anni. È rimasto positivo al Covid e il problema del povero Sergio è che lui non si può neanche positivizzare in pace, perché appena si positivizza lo vanno subito ad analizzare dove si è positivizzato o probabilmente si è positivizzato. Quindi sono andati a setacciare un po' i suoi percorsi strategici e hanno scoperto che tra le ipotesi possibili c'era Milano, Monza, perché è stata la scala, Monza non so per quale motivo, l'incontro delle regioni, poi è stato anche in Bocconi, ha fatto un weekend decisamente sopra le righe, povero Sergio. Sì, una certa età. Baldoria. Baldoria fino a notte fonda. Ma ha creato un focolaio allora. Spero abbia preso magari la forma lieve, dai, almeno. Ma ormai il Covid. Ma sì, ormai non esiste più il Covid. Si può stare. Cribio, il Covid. Io faccio la festa di Natale. Insomma. Ma non puoi fare niente. Ma a proposito, poi parleremo anche di sci. Sei uscito con una delle sci. Sì, l'ho sentita. L'ho sentita. L'hai sentita? Sì. Beh, quell'uomo lì è sempre sulla cresta dell'onda. Allora, invece parliamo prima però di La Russa, che ha lanciato... La Russa ha lanciato una mini naia volontaria, 40 giorni. Ci riprova, dopo 14 anni, vuole mettere in riga un po' i ragazzi di oggi. Abbiamo fatto un disegno di legge e quindi va rispettato. Ma signor La Russa, ma perché lei pensa che i giovani hanno bisogno di più? Sì. Anzi, io parlavo con il mio amico Matteo. Sì. Matteo, sì. Matteo chi? Salvino. Salvino. Dobbiamo fare la leva militare. ma lei l'ha fatta la leva militare? Io no. Ci mancherebbe. La fa fare agli altri. Esatto. Okay, va bene, la ringrazio. Speriamo che non diano. Vabbè, io ormai sono fuori, posso dire. Sono fuori. Invece la Santanchè gli è uscita strana, gli è uscita storta anche a sto giro, poverina. Lei, tu sai che è il Twiga insieme a... Ah, sì, al... Insieme al Briatore. Sei fuori. Lei è il Twiga insieme al Briatore. Praticamente ha detto: assegnare le spiagge libere ai privati, ora piene di tossicodipendenti e rifiuti. Quindi ha detto basta. Ma in realtà è uscita storia. Poi si è corretta, ha detto no, ma non volevo dire così. Volevo dire che le spiagge libere la notte ci vanno chiunque, bisogna sorvegliarle, perché sennò chi non ha i soldi poi non può andare. Però all'inizio aveva detto di diverso. Sì, va bene. Vabbè. Sarebbe bene prima assegnare quelle spiagge che ora non sono assolutamente servite. Se uno va a vedere le spiagge in posti meravigliosi, le cosiddette spiagge libere, ci sono tossicodipendenti, rifiuti, nessuno pensa a tenerle in ordine. Allora, io posso questa volta dico senza posso. Dico che io sono stato nelle spiagge libere. Sì. Ma non ho trovato tossicodipendenti. Ma penso chiunque sia stato nelle spiagge libere. Io è successo così. Poi effettivamente di notte non mi sono mai addentrato, che è un po' come andare tipo al Parco Nord di notte. Ma no, è tranquillissimo, cioè, nel senso. Ma andiamo ai temi che contano, perché signori. A proposito di mondiali, qua ragazzi, io vi dico questa cosa. Allora, questa è una grande verità. Allora, se sei gnocca, al 90% c'è qualcosa sotto. Quindi o sei antipatica, o sei una ladra, o sei una stronza, o prendi le mazzette. Ragazzi, queste sono le quattro opzioni possibili. Vabbè, dai, adesso non generalizziamo. Questa così. È una generalizzazione, questa è una legge che è stata dimostrata da Parisi, quello di prima. Da Parisi. Non è vero. No, vabbè, però insomma l'ex, ormai ex, Kaili, ex vicepresidente del Parlamento europeo, è stata
acchiappata con le mani nel sacco. Questa volta è proprio il caso di dirlo, perché aveva i sacchi pieni di banconote, di soldi, 600.000 euro, anche di più forse. Ma non è la sola, Madonna. Non è la sola. Ah, guarda qua, 750.000 euro trovate in banconote da 20 e 50. In realtà se le stava portando via forse era il compagno, se non ho ben capito. Ma in realtà non è la sola, perché poi sono entrati di mezzo anche altri panzieri, che era un ex eurodeputato, e adesso la cosa sta andando avanti. Sì. Quindi questa cosa del Qatar era partita male e sta finendo peggio di come era partita. Questa male male, sì, male male. Male male. Un'altra cosa che possiamo dire, che è merito sempre di Fluidi, sì, attenzione, perché noi avevamo detto a quelli della conferenza stampa del Brasile di stare attenti. E infatti... Eccolo qua, il nostro caro amico gatto. E infatti le ONG fanno causa alla Federazione Calcio Brasiliana e chiedono un milione di real. Ma basta, ma basta. Ma non se ne Ma può, non se ne può. Ma non se ne Vabbè, noi l'avevamo, no, allora, noi l'avevamo detto. Allora, cioè, voglio chiarire, nel senso, allora, rispetto per tutti quelli che proteggono animali, assolutamente. Animali. Però comunque vi do un consiglio, andate a rivedere il video, per favore, perché... A parer non mio, è successo nulla. Non è successo, non è successo nulla, nulla, davvero. Non è successo nulla. A scanso di equivoci, dai, su. Parliamo invece di questo, che io quando ho visto questo gol ho detto: Enesiri. Sì. È andato, sì, è andato in dove cielo, non proprio. Poteva sì, andare sì, nessuno. Sì, cioè, sì, sì. Ha battuto il record di CR7 in Serie A, tra l'altro, c'era quando era la Juve. C'era scritto quanto un sacco, non mi ricordo. No, non c'è, no, scritto. Non c'è scritto, non c'è scritto. C'era scritto in articolo, ma me lo sono scordato. Non l'ho segnato, mannaggia. È così, è così. Però ha saltato un botto. Calcola che si vedeva il portiere. Sì, sì, ma io infatti. Che quando... arrivava con le mani e lui c'era lì con la testa. Sì, io non so come sia possibile questa cosa. È uscita invece su Sole 24 Ore come si chiamano? Non mi viene il nome. La classifica, ecco. Sì. La classifica con le città dove si vive meglio. Ah, sì, questo l'ho vista. E Bologna è prima in cima, ragazzi. Quindi io che pensavo, io che mi chiedevo dove potrei andare a vivere. E adesso vedevo tipo Milano mi sembra sia sull'ottavo posto più o meno. Io se non erro. Me lo ricordo più giù, però magari. Però perché c'erano delle. C'era forse la totale, quinto. Forse quinto. C'era la totale e poi c'erano anche le parziali. Ah, ok. Su alcune categorie. So che Roma, ragazzi, era tipo al trentesimo. Lontanissimo. Trentunesimo. Cioè, una roba. Cioè, deve essere invivibile Roma. Per le donne dicono che Monza, Brianza, Alice. Monza Brianza? Puoi stare serena perché è sì, il posto a Monza, migliore. Per questo che mi piace Monza, vedi, io GLS. Monza o Parigi, mi hanno detto. Parigi è un po'... Vabbè, sto a Milano, se devo andare a vuoi tu, guarda. Più che altro che Parigi è un po' distante, dice, se poi te ne vai. Sì. Fa freddo, poi Parigi siamo su, capito? Infatti. Monza Brianza è montagna, però QB, capito? QB, quanto basta. Quanto basta. Però io ho pensato, perché io veramente mi chiedo sempre, ma... A parte Milano, che a me non fa impazzire. Sì. Ma non mi fa partire la gente di Milano, senza esclusi i presenti. In generale, non è il mio posto. Okay. No, io sono più romano di indole, no? Quindi starei più a Roma, sì, volendo. Parioli, però dico, se a parte Roma, che però dicono tutti che giustamente cioè, non si vive benissimo, perché sì, con i trasporti c'è casino, sì, c'è sempre il traffico, certo, sempre casinato, sì, sempre una merda. Allora, quale altra opzione c'è? E ho pensato, ma guarda, forse Bologna potrei anche metterla in considerazione. No, ma ci sta. A me piace il nome. No, scherzando. No, però non ci sono mai stato. Cioè, sai no, che neanche io. Ci sono stato tipo di passaggio. Bravo. Ma tipo, cioè, in stazione. Un quarto d'ora. In cioè. Stazione? Andiamo. Cioè, tipo prossima meta. Un quarto d'ora, cioè, una roba flash. Io sono stato anch'io di passaggio perché ho fatto cambio treno a Roma. Uh-huh. E, però, cioè, che ho fatto il cambio treno e ho visto tipo, avevamo mezz'ora, sì, abbiamo fatto mezz'ora a piedi, cioè tipo un quarto d'ora allontanandoci dalla stazione, un quarto d'ora per tornare, sì, per evitare di perdere il treno. Quindi in realtà non ho visto niente. Però ho visto già lì che c'era un po' di portici, che sono famosissimi portici bolognesi, che sono anche, credo, patrimonio dell'UNESCO. Un bel ragù alla bolognese. Sì, cioè, un show, ma... Come che parlano di show? Fa cagare, regola bolognese. Regola bolognese, ti vieni qua, stai con noi. Dai, tranquillo. La moto non andava. Vabbè, ma a parte Bologna, sicuramente il posto da dove non andare pare sia Cuba, perché c'è un grande... Tutti che se ne vanno. Se ne vanno, ragazzi. C'è un grande esodo.
Crivio, vi porto tutti a Cuba. Tipo, andiamo a conquistare noi, ragazzi. C'è un grande esodo, ma l'altra cosa che ho letto è che la nipote di Amadori ha fatto causa al nonno. Oh, oddio, è parola di Francesca Amadori. Esatto, lui. Lui, esattamente lui, gli ha fatto causa perché non ho capito se lui l'ha licenziata. Sì, era stata licenziata. È stata licenziata perché è assenteista e adesso gli fa causa per tornare. Non so, non però capito. Anche tu se sei assenteista, cioè... Se è vero. Se ho pensato questa cosa, che relazione puoi avere con tuo nonno per arrivare a questo punto? Infatti, cioè, boh, io penso alla relazione con mio nonno. Secondo me non gli regalava abbastanza prosciutto. O abbastanza Bologna. Ma no, ma cioè, io penso davvero al rapporto col nonno, Mizzega. No, infatti. Poi allora, ovviamente, ognuno ha il suo. Non i soldi, ragazzi. È questo il fatto. È questo. Quando ci sono di mezzo i soldi, non si guarda più in faccia. Io guarda, sto vedendo una serie TV su Sky. Come si chiama? Il Grande Gioco. È sul calcio, però dal lato procuratori, tutto il lato economico. Sì. E cioè, ti fanno vedere certe robe a livello familiare. Sì. Ma una roba sporchissima. Le famiglie si sfasciano per i soldi. Cioè, questo è vero, nel senso che negli anni ho sentito un sacco di vicende di amici sì. E parenti e cose che io cioè vabbè, non ci sono dentro, quindi non posso giudicare al 100%, ma non so se ce la farei. Infatti anche io con mia sorella dico sempre, cioè quando, se mai arriveremo a questo punto, cioè firmiamo adesso un foglio in cui ci promettiamo che di non litigare cosa dei davvero. Soldi. Perché poi va a finire per le cavolate e poi si finisce per litigare. Questo è altro interessante per chi ama sciare. Cervino, Zermatt vogliono collegarli. E mi sono chiesto cosa cazzo li collegano, visto che non c'è più neve, ma la spareranno a un certo punto. Chi se ne frega? Tu falli collegare. Li collegano 580 km di piste. Un progetto incredibile, amici. Vogliono probabilmente superare il Trentino, che a mio avviso è tra i posti che ho visitato il posto più bello dove andare a sciare. Però Cervino e Zermatt non sono stato, e forse è la volta buona che ci vado quando faranno questo mega impianto, quindi sta, fra 20 anni probabilmente. E invece parliamo di OnlyFans, perché pazzesco. Una ragazza di Gardaland, pazzesco. Una ragazza di Gardaland che ha iniziato a mettere le foto su OnlyFans è stata mandata via, non lo so, non è stato rinnovato il contratto, perché ha detto siamo un parco per famiglie, e quindi si era sparsa la voce che lei era su OnlyFans e non gli hanno rinnovato sta roba il contratto. A parer mio pazzesco. E io mi sono chiesto, ma scusa, ma vuol dire che i genitori che vanno a Gardaland frequentano OnlyFans? Perché sennò come fanno a riconoscerla? Ma no, ma poi metti caso che lei metteva i piedi su OnlyFans. Ma no, ma tra l'altro tra l'altro ho letto, lei non aveva mai messo foto di nudo. Vedi, non sì, perché su OnlyFans in realtà c'è un po' di tutto. Sì, cioè poi magari chissà le avrebbe messe più avanti, ma non è quello il punto. Cioè, non è quello il punto centrale. Io voglio citare così come provocazione, perché su questa cosa di OnlyFans non ho ancora elaborato a pieno la mia opinione. Okay. Quindi citerò Natasha Ottavi, che è una che è stata su OnlyFans, che l'altro giorno era la Zanzara, come sai, io ormai ascolto la Zanzara, praticamente non mi perdo una puntata. E l'altro giorno ha detto che in un libero mercato, in un mondo capitalistico senza morale, in cui nulla è prodotto seguendo una morale, per esempio, prendi i cellulari, lei diceva giustamente, nei cellulari ci sono materiali che sono estratti da bambini in Africa in condizioni pessime, eccetera, eccetera, e nessuno gliene frega niente. Quindi, in un mercato libero senza morale, lavorare su OnlyFans è la cosa più morale che c'è su questa terra. E la lancio così, basta. Bellissimo, bellissimo. Vedetevela voi. Bellissimo. Ne parleremo sicuramente a gennaio, o a febbraio ci faremo una puntata su OnlyFans. Bellissimo. E approfondiremo l'argomento. Però questo è interessante. In Nuova Zelanda, da chi è nato nel 2009 in poi, non si vendono più sigarette. E qua... Ci può stare. E qua la domanda, e qua potrebbe limite della libertà. Esatto. Allora, c'è il problema. Ci sono, secondo me, più facce, nel senso che magari non essendo direttamente colpito, dato che io fortunatamente non fumo sigarette. Esatto, anche io appoggerei anche questa cosa. Però ho visto anche che a livello sanitario vengono risparmiati, adesso non
adesso mi sembra 4 miliardi di soldi 5 euro, miliardi 5 miliardi di euro all'anno per le cure mediche della gente che fuma. Sì, per malattie, cioè, causate dal fumo. Quindi è proprio una roba. Ma infatti io questo è il subito il pensiero, ma che in realtà è un pensiero che io ho avuto perché i miei amici fumano. Adesso non, forse uno è rimasto che fuma, sì. Gli altri hanno smesso tutti, però quando fumavano tutti io ero l'unico che non fumava, sì. Tra l'altro io ho passato anche la transizione, che una cosa buona il governo Berlusconi l'ha fatta, che è quella di togliere la, cioè di vietare il fumo dentro i locali. Okay. Una volta si poteva fumare, sì, dentro, sì, i locali. Una volta, sì, si poteva. Io uscivo, prendevo, ritornavo a casa, prendevo, sì, le, pensavi di fumo, sì, sì, sempre, le mettevo in lavatrice, sì. Quindi quando fumavano tutti io veramente pensavo, cioè, ma quanta gente, cioè quanta mobilitazione c'è a livello di società, tra medici, ospedali, cose, perché tu ti vuoi permettere questa libertà che crea un danno a te, ma che in realtà non si limita solo a te stesso, perché tu, certo, crei un danno, cioè nel senso crei un danno a te, ma poi questa cosa si ripercuote, no? Però questa cosa può essere, cioè, può essere espansa a qualunque, sì, 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 assolutamente, anche ad altre cose, quindi è un discorso un po' complicato. Anche qua non so bene, però ci ho pensato anch'io, detto, se togli questo problema risolviamo, però è anche vero che poi la privazione genera, sì, e infatti per quello ti dico, ci sono due facce, scusami. Ci sono due facce, però non diciamo so. Che il lato sanitario c'è sicuramente un lato positivo, esatto. Ma arriviamo a lui, amici, perché Scignoli non poteva mancare. Allora è arrivato. Come fare a motivare i ragazzi della sua squadra? Te lo dico io come fare. Porta un tir di figa se vincete contro Milan e Juve. Cioè, contro Milan e Juve. Pazzesco sta roba comunque. O contro Inter e Juve. No, contro Milan e Juve, sì. Allora, diciamo che da un personaggio come lui... Ormai posso dire, lui è a ruota libera. Sì, cioè, sì. Lui un personaggio proprio... come lui te lo aspetti, nonostante sia comunque poco elegante, poco carino, fare un'uscita del genere... Ormai è in quella fase dove, come i vecchiettini che possono dire, cioè, esatto, che ti fanno, sei tipo tenere. Che, esatto, no, è che tipo, che ne so, mio nonno verso gli ultimi anni, tipo, sì, esatto, iniziava a parlare sempre di più dialetto stretto, sempre più parolacce, si incazzava sempre di più. Vabbè, esatto. Raga, allora... Lavanoni in TV, fa Lavanoni pisciare, in TV, che esatto. È andata alla Rai a Fazio, è quello che conduce la Rai. Fazio è un programma, sì, su Rai, un programma due. Quello uno. Lì, da Fazio è andata, sì, e okay. Gli fa, no, io mi fumo le canne, se le mie anni... se le mie badanti non sanno rollare non posso assumerle. Cioè, capito. Capito. Beh, comunque non mi stupisce che si faccia le canne. Cioè, per come era, per no, ma io non arrivo a Natale. È vero, magari non arrivo a Natale. Vabbè, insomma, è così. A Londra la polizia irrompe nella galleria d'arte per salvare una donna svenuta, ma in realtà era una scultura di Mark Jenkins. No, bellissimo. E lui ha detto, ho raggiunto l'obiettivo. Giustamente. Eh sì, Perché, io sono a posto, basta. Cioè io non faccio più altre strutture. Esatto, esattamente. Che... No, questa invece è bella, polemica per... Non so se la sai. No, me la sono persa. Ne abbiamo parlato anche ieri al Cineforum. Polemica perché si parla di cinema. Sì. È un film di Natale su Netflix con Christian De Sica. Sì. E in una battuta che c'è nel film lui dice... Tipo il suo figlio gli passa il vino e dice, ah, questo è un vino abruzzese che ha vinto un premio come miglior vino rosso, sì, dell'anno, sì, sì. L'assaggia, com'è l'assaggia, una merda. Allora questa è la battuta, sai come vabbè, fa, ma questa era la sua battuta esatto, classica, esatto, però ha detto vino abruzzese. E quindi gli abruzzesi sono e quindi l'associazione produzione vini abruzzesi si è rivolta e quindi dal trailer l'hanno tolto. Ok. Volevano farlo togliere anche dal film adesso, o comunque modificare la battuta senza dire abruzzesi. Non so se ce l'hanno fatta. Allora, a parer mio, esagerato. Esagerato. Anche a parer esagerato. Di Jacopino. Io gli ho detto a Jacopino, quando ho sentito la battuta mi sono chiesto, ma perché abruzzese? Sì, effettivamente te lo chiedi. Cioè, non però non collegavo. Che magari al regista gli stanno sulle balle gli abruzzesi, esatto, cioè, non so. Però Jacopino non gli è piaciuta questa mia obiezione. Cioè, secondo Jacopino è comunque inappropriato. Ci sta. Vabbè, ma Musk ovviamente sempre sulla cresta dell'onda sospende gli account dei giornalisti che lo hanno condiviso, cioè che hanno condiviso i viaggi del suo jet privato su Twitter. Ma questa volta, quando ho letto questa notizia, ho dato ragione a Musk, perché in realtà loro condividono la posizione in tempo reale. Ah, ok. Quindi lui praticamente può essere tacciato. Eh sì.
Vabbè, forse un po' troppo, forse un po' too much. Cioè, un po' too much. In tempo reale c'è stata la rivolta dei giornalisti, la libertà di stampa, eccetera, eccetera. Minimo, però, un minimo di privacy anche per magari, magari postatelo, ma non in tempo reale. Esatto. Cioè, beh, ci sta che lo tracciate tipo per 4 dire... ore fa era. Esatto, esatto. Però, cioè. Su questo. Poi vabbè, lui ha. Perché metti caso che è in bagno, non so, sta facendo la cacca. Poveretto. No, perché poi in realtà ho letto una, un'intervista di un ragazzo italiano che lavora con lui, sì. dall'Italia però. E lui ha detto che pare che negli aeroporti poi le persone si, cioè, ci vanno negli aeroporti chi per fare l'autografo, chi per protestare. E quindi dice, vedi? Quindi siccome lui dice, però cazzo, sei in America dove le pistole c'hanno cani e porci. Sì, no, no, assolutamente, no, assolutamente. Un attimo che c'è il patatratto. Berlino, questa... Ah sì, questo ho visto. Ragazzi, è clamoroso, è clamoroso. Cioè, l'acquario con un milione di... No, 1500 pesci, un milione di litri d'acqua venuto giù a Berlino. Invaso tutta la... Meno male che non si è fatto niente nessuno perché era, era di notte, credo. Quindi comunque, insomma... poveri pesci più che altro. Poveri pesci. E qua io mi viene da dire, ma mandateli a vedere nel Mar Rosso i pesci. Volete andare a vedere i pesci nel Mar Rosso? Dovete fare sto cosa. Sarei curioso di sapere, adesso incuriosito dal punto di vista ingegneristico, come cacchio è possibile che perché hanno fatto, hanno speso, hanno appena ristrutturato, cioè hanno messo 2 milioni. Vedi te, cioè. Chi è l'ingegnere? Non lo so, l'ingegner non cane, so. Mi viene non da so. Dire. Cane, capra, capra. Capra ignorante. Capra ignorante. Questa, con questa direi che potremmo anche chiudere. Sì. Con questa chiudiamo perché sono molto contento perché è un'attrice italiana che ha fatto la seconda stagione di una serie HBO che si chiama White Lotus, che hanno girato a Taormina. E Sabrina Impacciatore è praticamente stata Jimmy Kimmel, che è un late show americano. Okay. È stata lì intervistata. Io ho visto l'intervista, è stata molto carina e è molto divertente. Quindi sono contento. L'avevo vista in qualche commedia che lei ha iniziato come comedian. Sì. L'ho vista in qualche film italiano e mi stava molto simpatica, quindi sono molto contento. Ci sta, dai, portiamo in alto la bandiera italiana. Esatto, esatto, lì in America anche noi devono conoscere, dai. Una volta al nostro cinema. Una volta. Poi, poi c'è Dessica che insulta Vino. Dessica insulta l'Abruzzo, non si può più fare niente. Va bene amici, il tempo direi che è scaduto. Dovete chiudere come abbiamo chiuso tutte le puntate precedenti. Cioè? Ovvero sbattere le mani. Dite ciao, sbattete le mani mentre fate... Io chiudo la diretta. Ma veramente? Le ultime due le abbiamo chiuse così, sia Zia Zabetta che Calcio Club. Allora questa è una magia che succede solo... Non possiamo dire solo... Ma salutate se solo volete. Salutiamo. Quindi ci vediamo settimana prossima ragazzi, solito orario. Alle 19, venerdì. In diretta qui da Pertini Radio. Adesso noi spariremo. Spariamo. Con una magia. 3, 2, 1. Non l'ho fatta finire. Rifatelo. E non funziona, dovete farla due volte la magia. Ah, due volte? Sì, per forza. No, no, perché non hai soffiato sulla mano. 3, 2, 1.